Sentì, tra migliaia di lamenti, imprecazioni, suppliche e bestemmie, un pianto straziante. Ne rimase colpito. Il dolore era così intenso e profondo che non poté fare a meno di domandarsi chi fosse lo sfortunato. E così decise di scendere sulla terra. Per quale motivo ti lamenti così tanto? Chiese al malcapitato. Ma signore, non vedi? Mi hai fatto puzzolente e disgustoso. Sei stato ingiusto con me. Sono merda. E il Signore rispose: Figlio mio diletto, perché mai ti disprezzi in codesto modo? Non è forse vero che il cibo di te hanno goduto nutrendosi? Hai dato energia e vita al corpo, gioia e allegria al cuore, linfa e stimoli all'intelletto. Perché quindi ti disperi? Oh mio Signore, questo è vero, ma perché, se così tanto fatto, ora sono così tanto disprezzato? Non sai cosa hanno fatto il figlio mio? O stolto, rallegrati, perché il ruolo che ti ho affidato sarà sublimato. Ora tu, come nessun altro, vivrai ancora per il bene del prossimo. Tu fertilizzerai le terre aride e ci saranno frutti succosi e sani. Concimerai giardini incolti e poveri e ci saranno colori e profumi di fiori. E questo potrà accadere solo con il tuo sacrificio. Donati quindi con altruismo e rinuncia ad ogni, anche se giusto, desiderio, perché tu sei la vita.